Purtroppo è eco dell'ultimo anno e mezzo di complicazioni legate soprattutto all'infezione da Covid, la necessità di dover sottoporsi ad indagini in approfondimento, spesso per pazienti con problematiche successive a questa grave pandemia. La realtà è che la tipologia di malato che più spesso avrebbe dovuto già in passato avere l'attenzione di una valutazione pneumologica, specialmente con indagini appropriate, sono tutti coloro che hanno affezioni croniche respiratorie, in buona parte legate al fumo di sigaretta o in parte per esposizioni professionali, e che molto spesso sfuggono a queste attenzioni. Il nostro servizio di fisiopatologia respiratoria prevede infatti la possibilità di eseguire non soltanto la valutazione clinica, fondamentale nei soggetti con il sospetto di patologia o anche con patologia già accertata, i quali vengono poi a loro volta esaminati e indagati con l'uso di strumentazione funzionale, vale a dire lo studio di come, detto in termini molto semplici, l'apparato respiratorio sia in grado di sviluppare il proprio lavoro. Esistono diversi tipi di strumentazione, noi abbiamo comunque l'orgoglio di avere una strumentazione di ultima generazione, in grado di studiare diversi parametri, diverse tipologie legate ad eventuali presenze di diverse patologie e che quindi ci offrono una grossa gamma diagnostica e la possibilità di rendere più concreta la spiegazione del perché di alcuni sintomi. La nostra intenzione è quella di abbattere i tempi d'attesa e quindi di poter offrire un servizio alla popolazione che sia più concreto possibile, con l'attenzione e riguardo alle principali patologie che la pneumologia, quindi le malattie dell'apparato respiratorio, vedono in evidenza, sì la sindrome delle apnee notturne, sì, tornando all'analisi funzionale, le patologie ostruttive, mi riferisco all'asma bronchiale, mi riferisco a quella che spesso vediamo riportata con la sigla di 4 lettere BPCO, che comprende un'ampia gamma di patologie con sfumate, diciamo così, manifestazioni più di tipo bronchitico cronico piuttosto che enfisematoso, quindi malattie croniche respiratorie francamente invalidanti, e mi riferisco anche a patologie più rare legate anche a postumi di infezioni gravi come le polmoniti da Covid, nonché tutto ciò che è la gamma di malattie che generano difficoltà di tipo respiratorio.